Diego, azienda Cummo, siculo siculo. Quanti anni è che ci conosciamo? Già 4, 5, 6 o 7 anni? No, di più. Sono di più. Vabbè, ma siamo sempre giovani e belli. Allora, siamo qui a Provine. Che cosa hai portato di buono? Di buono ho portato un vino senza solfiti, più buono di così, non solo buono di gusto ma anche salutare, quindi non ha conservanti, non ha nessun tipo di cose che può far male. È un Nero d'Avola che l'abbiamo chiamato goccia nuda, puro, nudo, come una goccia sfogliata di quelle cose che possono far male alla gente, tipo il mal di testa. Una bontà in purezza. Una bontà in purezza, sì. L'obiettivo nostro è quello di fare dei vini con pochissimi contenuti di solfiti o niente, come in questo caso, in maniera tale che la gente possa non solo bere bene di qualità ma anche di bontà, nel senso che il vino non faccia male, ecco. Quindi qua ti puoi prendere una bella ciucca, come diciamo noi in Piemonte, sì, ma sì, non fai male. Sì, infatti, questo è quello che noi abbiamo fatto. Praticamente allo 0,05 di contenuto di solfiti, ma sono quelli che producono la stessa uva, gli stessi lieviti, quindi in essenza i solfiti. Allora, raccontami un po', i tuoi vini, quanti e quali vini fai? Ah, naturalmente facciamo più di 25 tipologie di vini. Partiamo dagli autoctoni, quindi dal Grillo, al Catarratto, al Nero Cappuccio, che tu ne hai parlato altre volte, al Nero d'Avola naturalmente, e poi facciamo anche il Syrah, un vitigno internazionale, lo Chardonnay, Viognier, Catarratto. Infatti stiamo facendo questi blend di vitigni autoctoni con vitigni internazionali, come il Mille Note, che è questo qua, che ha un Cabernet Franc e Nero d'Avola, o come il Bianco, che è un Viognier e Catarratto, come, non lo so, abbiamo anche lo Chardonnay e il Grillo come vini bianchi. Quindi uniamo a quello che è il prodotto autoctono a quello all'ottono, che è l'internazionale. I tuoi mercati dove sei presente con i tuoi vini, quali sono? Sono i mercati europei maggiormente, un po' in tutta l'Europa, piccole aziendine sicuramente, non grandi, ma in tutto loro. Ora ci stiamo sperimentando mercati nuovi come l'America e la Cina, se ci riusciamo. E poi stiamo portando avanti questo prodotto che secondo noi sarà il futuro, quello di realizzare non solo questo Nero d'Avola senza solfiti, ma tutti i vini. Man mano andiamo facendo le varie prove, le varie cose, arriveremo sicuramente a dare un prodotto buono, perché la scommessa è dare un prodotto che sia buono, che piaccia, e allo stesso tempo deve anche essere sano, quindi non solo sano ma buono. Le istituzioni, che aiuto potrebbero dare a voi viticoltori? Ma l'aiuto maggiormente che vogliamo è gli aiuti sulla promozione. Infatti questo è sponsorizzato dall'IRVUS e ci serve molto, molto la partecipazione nelle fiere, ma non solo nelle fiere, nei gruppi, in questi gruppi stranieri, dove lì per entrare hai bisogno anche di un certo valore in soldi o in merce per poter farti entrare e farti la pubblicità. Quindi è una pubblicità non solo del mercato espositivo, quindi la fiera, ma anche nella continuità, nella continuazione di tenere quel contatto. E molte volte ce l'hanno in mano solo i grossi, perché hanno la possibilità di spendere, perché anche per entrare in questi grossi gruppi hai bisogno di investimenti. Ma Carta Bellotta, che è stato il direttore di IRVOS, adesso assessore all'agricoltura della Sicilia, si è dimenticato di voi contadini o no? Beh, spero di no, in questo momento si è dimenticato, spero di no, spero che Carta Bellotta possa fare qualcosa. Dario Carta Bellotta, ricordati dei tuoi amici, ciao! Ciao!